Una richiesta di accesso agli atti per verificare la vicenda dell'affidamento in-house del servizio rifiuti dei bandi per assunzioni e stabilizzazioni con il verbale contestato del 18 settembre scorso. Si è chiuso così il blitz di tre consiglieri di minoranza allo stabilimento di Noce Mattei del Cogesa. Doveva essere una visita top secret al completo, ma alla fine si sono presentati in tre nell'ufficio dell'amministratore unico della società partecipata, Vincenzo Margiotta. Prima un colloquio privato, poi la visita degli impianti stile riciclo aperto e infine la richiesta di accesso agli atti, per ora solo annunciata, ma che sarà formalizzata in seguito. Chiederemo delucidazioni sull'affidamento in-house perché da 18 mesi dopo la sentenza è rimasto in sospeso. Interviene il consigliere Tirabassi che assieme al collega Balassone spiega che la funzione del controllo deve rientrare nella normalità perché è una prerogativa di consiglieri e amministratori. Come pure Tirabassi ha chiesto se ci può essere una possibilità di uno sconto in bolletta per la tassa dei rifiuti alla luce dei risultati conseguiti da Cogesa. Noi abbiamo voluto riaffermare una cosa ben precisa, che questa società non è una società privata, ma è una società in-house, cioè svolge il suo compito solo ed esclusivamente per i comuni che hanno affidato il loro servizio senza un procedimento di gara pubblica, ma direttamente con l'affidamento in-house. Questo significa che Cogesa è né più né meno come il quinto settore del comune di Sulmona. Quanto ai bandi, io non ho querelato nessuno, ho solo depositato copia del verbale contestato in procura, esordito Margiotta, rispondendo alla consigliera Bianchi sulla vicenda dell'esposto. Ho chiesto loro, tra le altre informazioni che mi hanno suggerite, ho chiesto loro di concedere a Cogesa per quanto possano un minimo di tranquillità. Cogesa deve uscire da questo tourbillon che la aggredisce in questo momento e concedersi un minimo di tranquillità, riflessione, pausa per consentire a tutti di lavorare meglio e rispettare quei traguardi importanti che ci siamo posti e che stiamo finalmente raggiungendo.